Ma lavora da voi da tanto tempo? Sarà quanto? Sarà 20 anni? Una ventina d'anni. Ma la conoscevate invece lei, la Sharon? Mai vista. Mai vista. Mai vista. È da tanto che abita qua? Quanto sarà? 2 anni? Secondo me 3 anni. 2 o 3 anni. Perché lei di più fare a Girardada e Sergio invece di Seriate. Ah, okay. Di Seriate. Sì. Com'era sul lavoro? Un lavoratore proprio, non è mai mancato un giorno. Non è mai mancato un giorno e soprattutto una persona affidabile. Oggi avevo un appuntamento con un ingegnere per un lavoro che avevamo lì in Fiestabella e questo ragazzo lo doveva prendere e andare a interloquire con il datore, con il committente, quello che ci ha affidato i lavori degli impianti, e in più dovevamo prendere e spiegare come doveva fare l'impianto, quindi una persona presente, una persona che sicuramente sapeva fare il suo lavoro. Noi ci siamo preoccupati subito, da stamattina alle 7:10, quando abbiamo detto Sergio non chiama e neanche c'è. Abbiamo chiamato pronto soccorso di Seriate e abbiamo guardato se c'era un incidente sull'asse interurbano, perché lui viene col ciclomotore, e quindi ci siamo subito preoccupati perché non è da Sergio. Però di più noi non sappiamo. E il suo telefono spento, avete provato a chiamare? Abbiamo provato, non è spento, suona, però con la suoneria che non risponde nessuno. Sapete da quanto stava con questa donna? No. Io gli ho fatto un messaggio su Facebook solamente perché abbiamo visto che c'era un'immagine che c'è scritto che lui convive con questa ragazza. Allora gli ho mandato un messaggio e ho detto siamo fortemente preoccupati per Sergio, fateci sapere qualcosa. Di più però non so. Ha mandato un messaggio alla ragazza? Io ho mandato un messaggio alla ragazza però non ha risposto. E noi possiamo mettere la sua testimonianza? Ma sì, la testimonianza di un datore di lavoro che c'è un collaboratore. Io mi chiamo Claudio Fiorendi. Claudio Fiorendi. Sì. Impresa idraulica Fiorendi. Sì, Fiorendi di Seriate. Sì. Lavorava da una ventina d'anni. Ci lavora tuttora e noi siamo fiduciosi che rientri anche al lavoro. Ma magari adesso lo stanno sentendo i carabinieri. Sicuramente, questo è poco ma sicuro. Di sicuro. Va bene.